terza vittoria consecutiva, sesta nelle ultime 7 partite per la Sidigas, che passa dopo un overtime al Palaserra di Migni 95-88, sale a 20 punti in classifica e aggancia Brescia e Milano in vetta. Seconda sconfitta interna in questo campionato per il Banco, che rimane a quota 14 in graduatoria. Primo periodo senza strappi, a Jones risponde Figlioi, 20-22 al decimo. Fittipaldo prova a far scappare i lupi, più 5, immediata la replica di Benforte e Pierre, e meno 1 Sassari, 41-45 all'intervallo. Nella ripresa Rich e Wells permettono alla Scandone di toccare il più 7. Spissu non ci sta, diventa lui il trascinatore della Dinamo, che con un parziale di 25-9 in 6 minuti opera il sorpasso e raggiunge il più 9 al 29esimo, 68-61 al 30esimo. Nella quarta frazione Fesenco e Scrub colmano il gap. Finale in volata, due liberi di Benfort mandano le squadre al supplementare, ma Fesenco, Scrub e Rich hanno una marcia in più, più 7 Avellino al 44esimo, e posta in palo in cassaforte, 14-29 nelle triple per la Sidigas contro il 6-29 dei Sardi, 33 punti per Rich con 4-6 da 3, 11-12 ai liberi e 6 falli subiti, 18-6-8 al tiro per Fittipaldo, 13 rimbalzi di Fesenco. Dall'altro lato Ventello con 5 falli subiti per Benfort, 14-11 palloni catturati per Jones.